argomento. Cambiamo argomento. Fra poco abbiamo il collegamento con Michele Grillo. Perché... Che ci parla di... E lui sta facendo la campagna elettorale per i grillini. Che si sono inventati una cosa. Una cosa. Michele, sei con noi? Pronto, buongiorno. Ci sono. Oggi non mi chiedi la parola d'ordine, sei stanco? No, sono stanco. O forse ragazzi. Non sei ubriaco? No, sono lucidissimo, ma sono stanco. Che è successo? Beh, abbiamo fatto pace e poi ho capito perché. Perché? Mi sto portando in giro con il Movimento 5 Stelle, 5 Pizze. Stiamo girando... tutta l'Italia. E che stia a fare? Beppe, la birra la devi servire ghiacciata in Puglia, ghiacciata. Al tavolo qua. Ma che state combinando? Che state facendo, Michele? No, stiamo andando in giro con il Movimento 5 Pizze. Abbiamo la pizza che va fortissima, la pizza Renzi. E com'è? Funghi, carciofini, prosciutto cotto, prosciutto crudo. La lanciate sulle persone o la mangiate? Io non ho capito questa cosa. Ma poi la sorpresa la serviamo vuota. Come? Cioè, sul menu sta scritto tutte queste cose e poi non sta niente? Sì, gli diamo il bonus, solo l'oliva. Perché Grenzi la promessa ha fatto. Vabbè, ma io ti sento stanco, non è che mo rimani a lavorare nelle pizzerie anche dopo la campagna elettorale? No, e vabbè, stiamo girando. Purtroppo ho dovuto sostituire Casaleggio perché i clienti si lamentavano che trovavano i capelli nella pizza. Mi ha chiamato Beppe, dice devi venire, vieni, facciamo pace. Ho fatto pace. Vabbè. Poi abbiamo la pizza speciale, la pizza Dudù. E com'è? È di Silvio, è a forma di Dudù. È a forma di cane. Ed è tutta leccata. Che schifezza, mamma mia. Beh, insomma, va ruba. Ma com'è stata questa esperienza da camerieri, appunto, per questa campagna elettorale dei grillini? Ti sei divertito? Insomma, abbastanza bella. C'è stata la lite Di Maio con Casaleggio, l'abbiamo calmata. Perché? Non lo sappiamo. È perché fra di loro volevano fare il direttorio, lo faccio io, il direttorio lo fai tu, ho capito. Se mi vuole scacciare, mi scacciate, e poi no, serve il tavolo qua. Oggi è sfatto, non sento neanche la parola d'oggi. Hai lavorato come un ciuccio, come si sono stato. E poi alla fine abbiamo fatto la pizza formigone. E com'è? Non arrivo a tavola. I clienti non si incazzano. Come non si incazzano per la pizza Renzi? Che tu gli porti il bonus e non si lamentano. Vabbè, non si arrabbia nessuno. Siamo un tutti po' contenti. Non si arrabbia nessuno. Tutti contenti. Stiamo andando avanti. Va bene, Di Maio, grazie. Di Maio, devi servire il tavolo 10. Cioè, lui però dirige. È stanco, ma dirige. Tu al tavolo qua. Vabbè. Comunque si arrabbia. Michele, ciao, ti salutiamo, Michele, grazie, ciao. Vabbè. Insomma, per sostenere il Movimento 5 Stelle si sono inventati questa serata come camerieri. Meglio di questo ex onorevole, lo leggevo ieri, mi sa, del Partito Radicale, che ha fatto solo 7 giorni da parlamentare e prende un vitalizio di 2.600 euro. Tu ci vuoi proprio rovinare la giornata. E ha detto che non si vergogna, 7 giorni. Sì, allora la cosa che ho notato molto particolare è che ormai sono stati, come dire, sputtanati e quindi non si vergognano più. Cioè, il problema lì doveva succedere qualcosa nel momento in cui si cominciava a parlare di queste persone. Invece adesso ormai è superato anche quello. Cioè, la legge era quella e qui 7 giorni da parlamentare. Non se ne esce. Sabino, 7 giorni da parlamentare. Questo non si vergogna. Però mi vergogno io che lo paga questo. Radio Selene. La Puglia è in onda.